c'era qualcosa di strano fin dalla sera prima. Mi capitò di ascoltare dei giornalisti che parlavano con il direttore del Giro, Castellano, della tappa del giorno dopo, e uno scherzando diceva «Avresti fatto meglio togliere la salita del Gavia, che se Pantani attacca anche su quella, te li manda tutti fuori tempo massimo, e alla fine del Giro ci arrivano in 10». E un altro disse «Beh, piuttosto che togliere il Gavia, meglio fermare Pantani». Poi mi videro e allora mi dissero «Paolo, con tuo figlio che vince sempre, non sappiamo più cosa scrivere». E io pensai «Sta a vedere che st'altranno faranno con Marco come con il grande Binda. Lo pagheranno perché se ne stia a casa e lasci un po' vincere gli altri». Però mi guardavo attorno. C'era un via vai di carabinieri. Io non li ho mai visti così tanti carabinieri. Il direttore della Gazzetta, Cannavò, andò a cena con Marco e gli parlò di un grande progetto da fare assieme. Ma Marco aveva la faccia scura, mangiò poco e niente, se ne andò in stanza. Si fece fare un massaggio da Borra e a Borra ci disse che si sentiva troppi nemici intorno. Se Cipollini vince 4 volate come ha fatto in questo giro, è il re delle volate. Se io vinco 4 tappe come ha fatto lui, sono un egoista che non lascia spazio agli altri. Insomma, si sfogava. Poi si misurò l'ematocrito con le macchinette che tutti i ciclisti avevano, il valore era ben sotto i 50, e se ne andò a letto tranquillo. Tutti sapevano che il giorno dopo sarebbero arrivati i controlli. La mattina del giorno dopo gli addetti al controllo arrivarono in ritardo. Che se Marco non avesse avuto la coscienza pulita sarebbe andato a far colazione, ti saluto, era un suo diritto. Il controllo saltava perché i medici erano arrivati in ritardo. Dice no, lui li aspettò. Poi venne fuori che lui era l'unico ad avere l'ematocrito alto. Mi vennero a chiamare, Marco sta male, ha dato un pugno contro la finestra. Io entrai nella stanza e lui era lì con la mano tutta sanguinante, il vetro rotto per terra, e mi guardò come quando ero un bambino. Che poi anni dopo me lo disse, babbo, quando sei entrato nella stanza pensavo che tu mi volessi sgridare come quando ero piccolo e ne avevo fatto una delle mie.